Il Ministero dell'Ambiente, rispondendo a un'interrogazione presentata dal deputato Pier Giorgio Carrescia, prova a fare un po' di chiarezza sul tema dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica dopo le criticità generate dalla pubblicazione delle linee guida redatte dall'ISPRA ai sensi della legge Green Economy. I criteri ambientali minimi per l'edilizia sono stati al centro di un importante seminario a Bologna organizzato da Remtec Expo, obiettivo fornire supporto operativo agli addetti ai lavori e identificare gli strumenti di certificazione dei prodotti utili per soddisfare criteri pensati per rendere ancora più sostenibile anche il mondo dell'edilizia. Circa 60.000 tonnellate di imballaggi in plastica raccolte, 10.000 recuperate in più in un anno, sono i numeri dell'incremento registrato tra 2015 e 2016 dalle attività del consorzio Corepla presentati nel corso di un convegno svoltosi a Roma. È battaglia sul nuovo piano rifiuti approvato dalla Giunta regionale della Sardegna. Un gruppo di associazioni ha presentato ricorso al TAR chiedendone infatti l'annullamento. I promotori dell'iniziativa puntano il dito contro il mancato avvio della procedura di valutazione ambientale strategica sul documento programmatico. Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il notiziario settimanale di Ricicla TV. In apertura l'intervento del Ministero dell'Ambiente che almeno per il momento dovrebbe riportare un po' di serenità tra gli operatori di settore sul fronte della gestione delle discariche dopo le turbolenze scatenate nelle scorse settimane dalla pubblicazione delle linee guida ISPRA in materia di ammissibilità dei rifiuti in discarica. Alcuni dei parametri contenuti nel dossier infatti avevano generato incertezza tra gli addetti ai lavori, provocando addirittura in alcuni casi lo stop ai conferimenti in discarica. Adesso il Ministero, rispondendo ad una interrogazione parlamentare, prova a fare chiarezza e specifica: le linee guida non sono immediatamente efficaci nei confronti degli operatori di settore, ma bisognerà attendere il loro recepimento in un apposito decreto ministeriale. La vicenda nel dettaglio nel servizio d'apertura. Si fa presente che la vincolatività dei criteri tecnici individuati da ISPRA ai sensi dell'articolo 48 della 221 del 2015 non si dispiega direttamente ed immediatamente nei confronti degli operatori del settore. Pertanto i criteri tecnici per essere efficaci nell'ordinamento dovranno essere recepiti mediante apposito DM. Così il sottosegretario al Ministero dell'Ambiente Silvia Velo, rispondendo a un'interrogazione presentata dal deputato PD e membro della Commissione Ambiente di Montecitorio Pier Giorgio Carrescia, prova a fare un po' di chiarezza sul tema dell'ammissibilità dei rifiuti in discarica dopo le criticità generate dalla pubblicazione delle linee guida redatte dall'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale ai sensi della legge Green Economy. L'articolo 48 dell'ex collegato ambientale dava infatti mandato all'ISPRA di individuare i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento dei rifiuti prima dello smaltimento in discarica non è necessario. La pubblicazione delle linee guida adottate lo scorso 7 dicembre aveva però creato confusione tra gli operatori di settore, visto che il documento non si limitava a definire i criteri tecnici per valutare l'ammissibilità in discarica dei rifiuti senza trattamento, ma indicava anche per alcune tipologie di rifiuto parametri e valori limite per stabilire l'ammissibilità o meno ai fini dello smaltimento anche a seguito di pretrattamento. Criteri non previsti, precisava l'interrogazione, dal decreto ministeriale 27 settembre 2010, quello che disciplina appunto l'ammissibilità dei rifiuti in discarica. Una delle principali difficoltà rilevate nell'applicazione delle linee guida, si leggeva infatti nell'interrogazione, è connessa all'individuazione del solo IRDP, indice di respirazione dinamico potenziale, quale parametro per misurare la stabilità biologica di un rifiuto, in antitesi con quanto in precedenza stabilito da altri provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Quindi l'interrogazione tende a chiarire se sono vigenti come norma imperativa e dall'altra se si ritiene opportuno approfondirne anche il contenuto tecnico, perché sta paralizzando lo smaltimento dei rifiuti
e anche dei rifiuti speciali dei comuni impianti di depurazione e delle imprese. La tesi dell'immediata vincolatività dei criteri ISPRA sembra però essere stata sconfessata dal Ministero nella risposta data al deputato Carrescia. Il dicastero di via Cristoforo Colombo lo scorso 30 marzo ha infatti chiarito che i criteri tecnici definiti da ISPRA riguardano, in base alla disposizione legislativa che i medesimi sono chiamati ad applicare, esclusivamente il conferimento di rifiuti senza trattamento preliminare e che sarà cura del Ministero predisporre una nuova versione del decreto adottato nel 2010 che tra l'altro abbia modo di disciplinare alla luce dei criteri tecnici elaborati da ISPRA anche il conferimento in discarica di rifiuti non trattati. Potrà peraltro essere valutata l'opportunità di predisporre un'adeguata normativa transitoria al fine di consentire gli adeguamenti amministrativi e infrastrutturali che si rendessero necessari. E ad ogni modo, in considerazione dello stato di incertezza interpretativa nel settore manifestato dall'onorevole interrogante, il Ministero ritiene opportuna l'adozione di una circolare ispettiva al fine di chiarire la natura giuridica dei criteri tecnici di ISPRA e i loro rapporti col sovracitato DM. Utilizzare lo strumento dei criteri ambientali minimi per rilanciare in chiave sostenibile i settori dell'edilizia e delle infrastrutture. Questo il messaggio lanciato nei giorni scorsi in occasione di un seminario di avvicinamento all'edizione 2017 di Remtec Expo, la principale fiera europea dedicata ai temi delle bonifiche, del risanamento ambientale e della gestione del rischio, le voci dei protagonisti nel servizio a cura di Beppe Facchini. I cosiddetti CAM, criteri ambientali minimi per l'edilizia, introdotti con un decreto nel dicembre 2015 e aggiornati ad inizio anno dal Ministero dell'Ambiente, sono stati al centro di un seminario molto partecipato adatto in scena nei giorni scorsi a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna. Ad organizzare l'incontro Remtec, con la partecipazione degli organismi di certificazione ICMQ e Idea.net, e la collaborazione e contributi di numerose realtà del settore, da Ervet agli ordini professionali di geologi, ingegneri e architetti. Obiettivo del seminario: fornire strumenti operativi di supporto e orientamento agli addetti ai lavori e non solo, al fine di individuare l'impatto e le opportunità dei CAM e identificare gli strumenti di certificazione dei prodotti utili a soddisfare dei criteri pensati per rendere sempre più sostenibile anche il mondo dell'edilizia. Questo trend sta incominciando a diffondersi anche perché sta diventando a livello cogente una richiesta appunto legislativa, ma anche per i produttori un pochino più piccoli, per rimanere sul mercato, per mantenere o per accedere a nuovi mercati. Il materiale da riciclo che in volume è più importante nel calcestruzzo è l'aggregato. Aggregato da riciclo che però ancora non trova una sua diffusione così come meriterebbe, perché comunque è un materiale che può essere utilizzato con delle performance importanti, ma trova sempre un po' di difficoltà nel diffondersi e nell'essere utilizzato sia dal punto di vista di chi deve ricevere il calcestruzzo prodotto con materiale da riciclo, perché c'è una certa diffidenza nei confronti di questi prodotti, e sia dal punto di vista del produttore, perché comunque richiede uno sforzo importante perché non è un materiale omogeneo a differenza dell'aggregato naturale. Ma perché i CAM sono così importanti? In particolare prevedono che all'interno dei prodotti ci sia una certa percentuale di materiali che arrivano da recupero e demolizione sostanzialmente. Questo perché devono fare da apripista anche sul privato, quindi i CAM si pongono sostanzialmente come qualcosa che sta al di sopra della media per spingere, quindi fare da traino anche all'edilizia tutta, quindi al miglioramento di qualità, in questo caso dal punto di vista della sostenibilità ambientale in sostanza. In realtà oggi il CAM edilizia non fa che richiamare delle tematiche che sono ben presenti, che sono state ben presenti negli ultimi 20 anni. Non ci si può nascondere che oggi il nostro settore non è ancora sufficientemente avanzato, quindi c'è bisogno di crescere, soprattutto per non perdere competitività con altri mercati, quelli esteri, nei quali queste tematiche sono già molto più avanzate. Siccome dal collegato ambientale e dal nuovo codice degli appalti il CAM, cioè gli acquisti verdi, sono diventati obbligatori, il piano di azione triennale della Regione Emilia-Romagna ha come obiettivo quello di facilitare l'attuazione, di semplificare l'attuazione della legge nazionale proprio sul tema degli acquisti verdi.
È un quadro normativo complesso, non sempre di facile comprensione e applicazione, quello che in Italia regola la gestione dei rifiuti speciali pericolosi, dal regolamento 1357 del 2014 alla normativa ADR fino alla normativa Seveso. Sono tantissime le prescrizioni di legge con le quali devono confrontarsi quotidianamente gli operatori di settore. Proprio a loro domani a Vasto, presso Palazzo d'Avalos, sarà dedicata un'intera giornata di studi promossa dall'Ordine dei Chimici del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise in collaborazione con Confapi Chieti e Ecologica Valtrigno. A parlarci nel dettaglio dell'evento è stato proprio l'amministratore di Ecologica Valtrigno, Leonardo Mastrangelo. Ascoltiamo le sue parole. Il settore rifiuti è oggi regolamentato da normative complesse e in alcuni casi poco chiare. Per questa ragione l'Ecologica Valtrigno ha voluto ospitare l'Ordine Interregionale dei Chimici per discutere e chiarire la materia in un seminario di approfondimento rivolto non solo ai chimici ma anche alle aziende tipo la nostra e alle pubbliche amministrazioni. Saranno ospiti il dottor Gianpietro Luciano, esperto della legislazione dei rifiuti, e il dottor Lorenzo Bastoni, che è consigliere dell'Ordine dei Chimici. Parliamo adesso di rifiuti urbani. Crescono i numeri della raccolta differenziata e dell'avvio al riciclo degli imballaggi in plastica in Italia. Secondo il consorzio di filiera Corepla sono circa 60.000 le tonnellate di packaging polimerico raccolte in più nel 2016 rispetto all'anno precedente. I dati sono stati diffusi nei giorni scorsi a Roma in occasione di un convegno. Tutti i numeri e le voci dei protagonisti nel servizio di Giuseppe De Stefano. Circa 60.000 tonnellate di imballaggi in plastica raccolte e 10.000 recuperate in più in un anno. Sono i numeri dell'incremento registrato tra 2015 e 2016 dalle attività del Corepra, il consorzio per il recupero degli imballaggi in plastica del sistema CONAI, presentati in un convegno svoltosi martedì a Roma insieme a Legambiente. Sono state infatti 960.000 le tonnellate raccolte lo scorso anno e 550.000 le tonnellate di imballaggi in plastica avviate al recupero da Corepla. In media 15,8 kg per abitante di imballaggi recuperati in un anno. Quest'anno raggiungiamo il milione di tonnellate recuperate e per gli scenari futuri l'economia europea, l'economia circolare ci chiederà di aumentare i tassi di riciclo. Ora le do un dato, siamo oltre il 40%. Si parla di raggiungere nei prossimi 10 anni il 55-60%, dipende ancora, i dati non sono finali. Ma per fare ciò dovremo modificare quello che abbiamo fatto fino adesso. Siamo stati bravi, io do un dato, in termini di riciclo meccanico siamo più bravi della Svizzera, siamo a livello dei grandi paesi europei. Per arrivare a questi tassi che ci chiede la Comunità Europea dovremo fare cose diverse, investire in ricerca e sviluppo, fare più innovazione, avendo la cooperazione di tutti gli attori della catena del valore, da chi produce materie plastiche, a chi produce imballaggi, a chi li usa. Per garantire la crescita e lo sviluppo di questo settore è necessario offrire una prospettiva certa attraverso un quadro normativo chiaro e trasparente, ha sottolineato Rossella Muroni, presidente di Legambiente, e controlli per promuovere l'innovazione riconoscendo il valore della materia prima seconda come bene prezioso per il mercato e non più come materiale di scarto. Tornando ai dati, l'Italia si riconferma a doppia velocità con il Veneto capofila grazie ai quasi 25 kg di imballaggi in plastica raccolti per abitante all'anno, seguito da Sardegna e Marche. Le realtà più critiche restano al sud, con Basilicata, Molise e soprattutto Sicilia, che rimane ancora fanalino di coda con soli 4,8 kg annui pro capite di materiale recuperato. Io dico dobbiamo andare ad aiutarli ed è quello che sapete stiamo facendo, penso all'accordo che abbiamo fatto con la Sicilia già a luglio e che stiamo monitorando giorno dopo giorno, dobbiamo lavorare in Basilicata, abbiamo alcune zone che obiettivamente sono più indietro e che andranno seguite con particolari attenzioni. Però io credo che anche in questi ultimi anni la raccolta, il Paese abbia dimostrato che ormai la raccolta differenziata è un obiettivo che è stato acquisito dai comuni italiani.
E scontro sul nuovo piano rifiuti varato dalla Giunta regionale della Sardegna sul finire del 2016. Un gruppo di associazioni infatti fatto ricorso alla TAR chiedendone l'annullamento. I promotori dell'iniziativa puntano il dito contro la mancata attivazione della procedura di valutazione ambientale strategica sul documento programmatico. Allora ascoltiamo le voci della protesta nel servizio di Maria Dolores Picciau. Il piano di gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta regionale lo scorso dicembre è da rifare. A chiederne l'annullamento con un nuovo ricorso al TAR sono i comuni di Olzai, Sarule, Gavoi, Arzana, insieme al comitato Non bruciamoci il futuro Macomer e l'associazione Zero Waste Sardegna. Alla base della protesta ci sarebbero le irregolarità e gli atti illegittimi delle procedure effettuate. La nostra battaglia, la battaglia portata avanti in questi anni da Zero Waste Sardegna insieme al comitato Non bruciamoci il futuro di Macomer, è una battaglia democratica dei cittadini contro le decisioni e le scelte in campo attuate dai decisori politici a livello regionale. Queste decisioni vertono sul campo della gestione dei rifiuti. Noi riteniamo che una gestione corretta dei rifiuti non debba prevedere il ricorso all'incenerimento. Noi lottiamo contro il revamping, il potenziamento quindi dell'inceneritore di Tossilo che è vicino a Macomer e contro le decisioni di ampliamento di discariche, eccetera. Noi abbiamo già posto in essere un primo ricorso al TAR Sardegna che ci ha dato ragione giudicando illegittimi e irregolari gli atti che avevano portato la Giunta regionale ad approvare il progetto per il nuovo inceneritore di Tossilo, così come abbiamo sempre presentato tutte le nostre osservazioni approfondite e dettagliate per tutti gli impianti che sono stati sottoposti a VIA da parte del servizio regionale. La mancata applicazione della procedura di VAS, che è la valutazione ambientale strategica, che le normative internazionali, nazionali e anche regionali prevedono che sia obbligatoria proprio per i piani dei rifiuti. Ecco, questa procedura, che è una procedura che ovviamente coinvolge non solo gli enti istituzionali locali ma anche i cittadini portatori di interesse, la Regione ha preferito la verifica di assoggettabilità a VAS, che è un procedimento molto ridotto dove non è prevista che gli attori principali del territorio, che sono gli enti locali e i cittadini portatori di interesse, non debbano intervenire. Ora la parola spetta al Tribunale amministrativo della Sardegna, con l'auspicio, sottolineano i comitati promotori del ricorso, che si garantisca ai cittadini il diritto di partecipare a scelte che incidono sulla qualità della vita di tutti. Questa edizione del nostro notiziario settimanale termina qui, l'appuntamento è a giovedì prossimo, sempre alle 12.50, sempre su Ricicla TV. Grazie per essere stati con noi e arrivederci.